Ciao amici! Oggi nel balcone della Villa Pinipon c'è qualcuno. Penso che starà innaffiando i fiori. La la la, evviva l'amicizia! La la la, la la la. Oh, scusate amici, stavo innaffiando i fiori. Oggi ho invitato a casa i miei amici. Mangiamo, giochiamo e ci divertiremo un sacco insieme. E poi ho invitato anche una bambina della mia classe. Si chiama Chiara. Mi piace un pochino, è così simpatica e così intelligente. Chissà se le piaccio anch'io. È una nuova compagna di classe, è arrivata questa settimana e visto che ho invitato i miei amici, ho invitato anche lei. E sapete una cosa? Accettato! E quindi per questo sto mettendo a posto tutto quanto per avere una casa perfetta e ordinata. Innaffio i fiori... Ecco fatto. E adesso vado a riordinare la mia cameretta. Faccio il letto... Così. Ok, i vestiti nell'appendino. Ops, ho lasciato la lampada accesa. E adesso sistemo lo specchio. Oh oh, è tutto storto. Oh no, che guaio! Si è rotto lo specchio e dicono che quando si rompe uno specchio avrai 7 anni di sfortuna. No, è una sciocchezza. Adesso non ho tempo di pulire, vado a farmi un bagno caldo prima che arrivino i miei amici. E Chiara, ovviamente. La la la, la la la, mi sa che mi faccio un bagno schiumoso. Metto un po' di questo sapone che fa un sacco di schiuma, e così quando esco sono tutto profumato. Oh oh, che pasticcio, ho riempito tutto di schiuma. Amici, non è che sto iniziando ad avere 7 anni di sfortuna per colpa dello specchio rotto? Ma va, che sciocchezze! Mi vesto e preparo il barbecue prima che si faccia troppo tardi. Mi sa che al nostro amico si sono complicate un po' le cose. Speriamo che la griglia vada meglio. Mettiamo un pesciolino e una bistecca. Mmm, che profumino! Oh, ha suonato il campanello. Chi sarà? I miei amici vengono più tardi. Adesso guardo chi è dal citofono. Ma questo non è mica Toby, il cane del vicino che adora mangiarsi i fiori? Fiori! Oddio, i miei fiori! No, Toby, ti sei mangiato i fiori del mio balcone! E poi per di più mi suona anche il campanello. Che birichino! Vedi te quante gliene dico la prossima volta. Che cos'è questo odore? Oh no! Il barbecue! Mi sono dimenticato! Si è bruciato tutto! No! Povero amico Pinipon, oggi non gliene va bene una. Senti, non è che è vera la storia dei 7 anni di sfortuna? Siamo rimasti senza cena. Il bagno è pieno di schiuma. Non ho più fiori nel balcone. E i miei amici stanno per arrivare. Che cosa posso fare? Ah, sì, ho un'idea. La la la, la la la. Prendo questa padella e preparo qualcosa di buono. Vediamo cosa c'è nel frigo. Oh no, è vuoto! Uffa, ma non è che sta storia dello specchio mi porta sfortuna? Inizio a pensare di sì. Beh, amici, ho una soluzione. Ordiniamo qualcosa da mangiare nel Burger Pinipon e ci vediamo un film in televisione. Perfetto! Per prima cosa accendo la tele con il mio telecomando. Vediamo cosa c'è. Oh no, si è rotta pure la televisione, non è possibile! Devo chiamare un tecnico. Adesso cerco il numero su internet. Riparazione televisori. No, non è possibile, non funziona neanche la TV. Oggi non me ne va bene una. E adesso chi mi aiuta? Ciao, hai bisogno di aiuto? Ciao, e tu chi sei? Sono la fata protettrice della City Pinipon. Ho sentito che avevi bisogno di aiuto ed eccomi qui. Oh, che fortuna, meno male che ci sei tu, fata madrina. Ascolta, no, non sono la tua fata madrina, sono la fata protettrice della City Pinipon. Scusa fata, ma volevo dire fata protettrice della City Pinipon. Senti cosa mi è successo. Mi sono svegliato molto contento. Ho innaffiato i fiori, ma un cane se li è mangiati. Ho riempito il bagno di schiuma. Ho fatto la carne alla griglia e si è bruciata.
In cucina non c'era niente nel frigo. Si è rotto lo specchio della mia cameretta, la tele non funziona e neanche il computer funziona. Aspetta, aspetta, cosa hai detto? Si è rotto lo specchio di camera tua? Sì, ma è uno specchio vecchio che mi aveva regalato mia nonna, ma non importa. Sì, sì che importa, è uno specchio magico. Le fate lo regalarono a tua nonna tanto tempo fa. Dobbiamo aggiustarlo il prima possibile, o se no, 7 anni di sfortuna. Ah, allora bisogna credere alle superstizioni. Ma no, solo per questo specchio, perché è uno specchio magico. Se si rompono gli altri non succede niente. Ah, ok. I pezzi di specchio ci sono tutti? Sì, sì, sono tutti a terra. Siccome non avevo tempo di pulire, ho chiuso la porta e ho lasciato tutto com'era. Bravissimo, torno subito. Ahem. Bibisce, bibisce, la sfortuna ora finisce. Wow, grazie all'aiuto della fata abbiamo risolto tutti i problemi. Grazie mille, fata madrina. Senza di te niente di tutto ciò sarebbe stato possibile. Non sono la tua fata madrina, sono la fata della City Pinipon. E adesso vai ad aprire i tuoi amici. Sono già davanti alla porta. Ma non ha suonato il... Come faremmo senza la fata ma... Volevo dire la fata della City Pinipon. Ciao ragazzi, benvenuti a casa mia. I bambini trascorsero una magnifica giornata. Prendevano dal frigo ciò che volevano e si mangiarono la carne alla griglia tutti insieme. E poi videro un film. E colorin colorita, questa giornata nella villa è finita! Vi è piaciuto il video di oggi, amici? Se vi è piaciuto, mettete un like e scrivetemi nei commenti. Ma soprattutto non dimenticatevi di iscrivervi al canale Mondo Pinipon. Alla prossima, amici!